Buongiorno, buongiorno. Oggi è il 29 aprile, mi trovo nella zona di Dietro Panorama. Di fronte a me ho l'area dove sorgerà il deposito logistico di Amazon. Questa mattina deve essere successo qualche incidente grave. Vedo un travone e una soletta crollata, gli operai schierati davanti. C'è stato un via vai di pompieri, di ambulanze. Probabilmente l'incidente è molto serio, il cantiere si è fermato. Speriamo che non ci sia niente di irreparabile. Certamente qualcosa di grave è successo. Tutto il cantiere è fermo, da lontano cerco di riprendere, vedo all'interno dell'area almeno un paio di ambulanze e due camion dei pompieri, dei vigili del fuoco. Ecco lì la soletta, il travone che è crollato. Speriamo che non ci sia rimasto sotto qualche operaio. Certamente la situazione è grave, molto grave. Il cantiere è tutto fermo, tutti sono schierati lì davanti nell'area interessata e vedremo gli sviluppi nelle ore successive. Certo che la presenza di ambulanze e di vigili del fuoco non fa presagire nulla di buono. Certamente un danno umano potrebbe essere anche successo. Io non riesco a fare delle riprese più ravvicinate perché mi trovo in un prato nei pressi di Panorama, quindi dall'altra parte del cantiere, quindi credo che di là sia tutto bloccato. Questa è la notizia improvvisa di questa mattina. È un brulichio di interventi. Certamente quando si lavora, magari anche alacremente, queste cose rischiano di succedere, o magari è tutto dovuto a qualche difetto di materiale o di posizionamento dei moduli di costruzione. Ecco qua, io piano piano attraverso il prato cerco di avvicinarmi, anche se la situazione non è molto agevole. Il cantiere è proprio di fronte a noi, gli operai sono schierati, fermi, immobili, seguono le vicende, speriamo che qualche loro collega non sia rimasto sotto le macerie. Sembra che sia caduto un travone. Qualcuno dice anche un pezzo di soletta. La situazione è molto tesa. Si percepisce anche da alcuni movimenti la drammaticità della cosa, dell'evento. Ecco, sta arrivando in fondo un'altra ambulanza. Le ambulanze presenti mi sembrano tre. I mezzi sono schierati, c'è uno spostamento di operai sul lato. Vediamo cosa sta succedendo.
certamente. La questione è seria, si sono raggruppati, eccoli tutti insieme. Gli operatori stanno lavorando. C'è un braccio qui che si sta muovendo, un cestello con un operaio sopra. Una terza ambulanza sta arrivando lì dietro. La situazione è molto tesa, drammatica, i volti sono tutti rivolti verso qualcosa che sta succedendo. Forse non vorrei andare avanti con il pensiero, c'è stato qualche recupero, però effettivamente non ho